Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. La scorsa volta ho perso malamente contro, il possessore di Slifer, Drago del Cielo, colui che è controllato da Marik, ma io perché non mi ricordo il nome di questo personaggio? Comunque, oggi spero di vincere e se non vinco, perdo. E se perdo, riprovo, è normale, volendo, no? Potevo anche non salvare e ricaricare il salvataggio, ma non l'ho fatto perché, Ah, evoca Rana la poltiglia così lui. Cioè, due mostri da. Vai, proprio tranquillo. Maestro dei rospi. Ah, c'ha l'effetto. Fallo anche a me l'effetto. Dai, ti prego. Sono più forti, davvero. C'ho la maschera qui, vai. Beh, e questa la maschera dovrebbe salvarmi per tutto il duello. Però, oh, non si sa mai, eh. Intanto me la tengo in campo. Il problema è che questo campo dà più vantaggio a lui che non a me. Ancora? Ah, beh, voleva fare la combo. Al prossimo turno penso che farò un tributo, se non mi distrugge un mostro, ed evocherò una carta, insomma, un pochino più forte. Vediamo un po', ora probabilmente mi attacca, sì. Faccio un tributo a questo punto, lo stesso, dai. Non mi conviene tenermi un mostro debole in campo. Che poi sconfiggendo sto tizio si può avanzare nella storia. Serve proprio sconfiggerlo per avanzare. Vabbè ragazzi, qua è bella che vista, non serve neanche più a perderci tempo con sto tizio, dai. Una cosa velocina. Ed eccola qua. Ma liscia, molto liscia. Vabbè, mi sono capitate due carte buone, non è che. Carta del ritorno was obtained. Ah, la gelatina. Bella. Ma sbaglio o qua è più forte? Ah, forse mi sbaglio con l'ameba. Eccolo qua. Ah, ti impiccio ancora nei nostri affari. Chi sei? Mi chiamo Marik Ishtar, ricordatelo. Partecipiamo al torneo solo per raccogliere le carte. Le carte rare finali. Non avremo pietà per chi cerca di opporsi a noi. Ho studiato come duelli, come ti muovi. Sembra che tu abbia amici. No. Beh, tieniteli cari finché puoi. È bellissimo perché sta fermo lì. Klung, per terra, morto. Teabag un pochino, non si può fare teabag. Aspetta, mi giro, ecco, teabag. Ed infatti ora si apre l'acquario. Quale posto più bello se non l'acquario? È l'acquario, Non so se troverò duellanti qui dentro. Ma una sfida? Ah, si può fare? Che grande. Vabbè, non me la faccio vedere però. C'era il mare, il problema è che io ho un mostro tuono abbastanza forte. Pinguino frusta. Amico mio, come la mettiamo ora? Vinto! Ra! Sì, mi ha distrutto il mostro, ma ok. Io sarei molto curioso di sapere dove hanno preso questa stock image, perché è un'immagine vera. O meglio, quella dell'orca nella vasca è un'immagine vera, ma. Noi siamo insieme, non rompere intesi. Ma perché? Ma perché? Che ti ho fatto di male? Allora, il problema ora è solo uno. Ecco, c'è Mako Tsunami. Oh mio Dio. No, Joy! Accidenti, non riesco a vincere. Che dici del mio deck marino? È un deck marino. Ho un deck marino, quindi sono come Mako Tsunami. Penso che ti sarebbe utile studiarmi, se solo fossi forte come lui. Già. Oh, il deck di quel tipo è davvero forte, non riesco a fare breccia. Ehi, come pensi che potrei vincere? Guarda me, ti fa così, si fa. Ma perché non mappo i tasti diversamente? Ecco quanto sono bravo, nessuno può battermi. Non sprecare tempo, non vinceresti mai. Ecco, devo sfidare questo. Ovvio. E vinta. Wow, è stata un pochino sofferta, non lo nego. Barone Malaspada, bellissimo. Wow, ho perso. Così proprio non vai, il mio deck non è pronto. Magari ora sono pronto per sfidare Mako? Ho sconfitto il tuo allievo. Non posso? Ah, era contro Joy? Ah, ok, contro Joy, bene. Ma ha vinto in 30 secondi? Ok, va bene lo stesso. Mi prendo tutto, mi prendo tutto. Bello, questo è forte. Uno spadaccino letale per tutti i dinosauri. Mamma mia. Niente, c'è sempre qualcosa che mi sfugge allora. Boh, intanto provo a sfidare la coppia amorosa che stava lì a cincischiare. Oh, attenzione. Ah, ma io perché ho sconfitto la tipa e la tipa si è triggerata e ha chiamato il suo ragazzo. Ti spiacerebbe stroncarlo con il tuo deck, tesoro? Ah, però non. Devo prima parlarci. Ti do una doppia lezione, sciocco. Preparati a prenderle. Ma.
a perdere forse, non lo so. E vinto anche contro il ragazzo della tipa, quindi ora... Ah, ho perso. Cosa come Takeshi è davvero forte? Eh sì, certo. Ma forse ora ci riconoscerà come duellanti provetti? Oh, perfetto. Ok, vai, let's go. Dovevo sfidare tutti quanti quelli dell'acquario. Beh, erano tre, forse anche Joy 4, ma non lo so. Sei l'amichetto di Wheeler, ora ti faccio soffrire, ci giocheremo dei Locator Cards, io e te. È l'ultima! Ormai ci siamo ben scaldati. Vediamo un po', che ci capita in mano? Ah, la Lady delle Arpies. E va bene, ci sta. Topastro, questa in difesa e questa attacchiamo. Bene. Alright. Grande. Dunque, questo qui ha dei mostri abbastanza forti che non deve assolutamente evocare. Quindi devo distruggerli tutti. Perché se mi fa. Se mi riesce a tenere un mostro in campo, mi fa attributo e mi evoca Kairyushin o il pescatore leggendario. E sono carte decisamente forti che non può assolutamente tenere in campo. Ok. Lo attacco solo quando sono sicuro di poterlo finire. Con tutti i mostri intendo l'attacco. Difesa, vai. Bene, l'Arpia Splendente è stata una bella aggiunta al deck. Ho aggiunto mostri che hanno più di 1000 di attacco. Ah, ha fatto il Godium lui, eh? Va bene, non c'è problema se fa il doppio, ti attacco lo stesso. Tanto questa qui sono tranquillo, ha 1000 di attacco. Vabbè, stava in difesa, non fa niente. Un po' di Godatium ce l'abbiamo, il Godatium ora? No, non ancora. Vai. Ora ho 5 mostri in campo. Un buco nero da parte dell'avversario, no? Non è Yu-Gi-Oh! Duel Links questo? Penso di esserci. No. Però vabbè, dai. Manca poco. Beh, sì, manca effettivamente pochissimo. Oh, guarda, preciso, vai. Non potevo chiedere di meglio. Ho vinto il duello e anche da Locator Cards. Dammela, ora. La voglio in mano ora. Pescatore leggendario, bella parè. Il mio super deck marino. Papà, mi spiace, papà. Questo è ancora per il padre, la barca vuole fare. Che bravo, Amos. A casa di Yugi? Boh. Eccolo, sì, a casa di Yugi! Poco fa è venuto Joy Wheeler e se n'è andato con te a Gardner. Ma aveva un non so che di strano. Yugi, che succede? Anche io sono appena tornato. Le cose stanno prendendo una brutta piega. Chi sei? Siamo i Ghouls. Teniamo prigionieri Joy Wheeler e Tia Gardner. Se li vuoi rivedere vivi, segui i nostri ordini. Dacci i tuoi deck e ritirati dal torneo. No? Ti senti coraggioso? Sappi che noi facciamo sul serio, te ne pentirai. Yugi, che facciamo? Quei rapitori? Te e Joy sono davvero nei guai. Dividiamoci e cerchiamoli, non devono essere lontani. Come è potuto succedere? Beh. Oi, mi è passato. Ok, Amos, ecco il mio piano. Se troviamo degli indizi, torniamo qui. Ok, andiamo. Dove? Ah, devo cercare un po' dappertutto. Ok, ho capito. Allora, termino qui l'episodio. Nel prossimo cercherò gli indizi per recuperare Joy e Thea vivi. Si spera, se muoiono, capita. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti gli link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.